Allora, siamo qui al boschetto con il castrumebianelli.it in compagnia del presidente La Frocia. Allora, presidente, oggi ospitiamo Shaolin. Il pronostico per la partita? Beh, non voglio sbilanciarmi, non sono bravo nei pronostici, spero soltanto in una bellissima partita. Le squadre, diciamo, sono due belle squadre, sia la nostra, stiamo facendo un grandissimo campionato, che lo Shaolin in lotta per il titolo, per cui prevedo che sia comunque una bella partita. Spero che i ragazzi diano il massimo, anzi no, spero, ne sono convinto che daranno il massimo, sono carichi, tutta la settimana si sono allenati bene, da stamattina che non vedevano l'ora di scendere in campo, per cui prevedo che faremo un'ottima prestazione. Poi gli avversari appunto sono degli avversari tosti, appunto lottano per il titolo, quindi sì, non c'è stato neanche bisogno da parte del mister di motivarli, in quanto queste partite danno la carica da sole, quindi niente, speriamo soltanto in un buon risultato e niente, vorrei ricordare comunque la vittoria ieri degli allievi, bella partita, bravi ragazzi, stanno crescendo sotto l'egida guida di mister Caputo, è stata una bella partita, quindi diciamo che siamo pronti per affrontare anche l'anno prossimo un grande campionato, perché i ragazzi stanno crescendo bene e direi che il futuro del Castrumbianelli è assicurato, perché i ragazzi stanno venendo su bene. Presidente, io sottoscrivo naturalmente i complimenti a mister Caputo, sta facendo un bellissimo lavoro con gli allievi, però ritornando alla partita di oggi, noi qui di Castrumbianelli tu in qualità di presidente ci assumiamo una grande responsabilità. Abbiamo fatto sempre a metà primo tempo, oggi abbiamo deciso di fare il prepartita. Speriamo bene, perché altrimenti, come sanno chi ci segue sul nostro sito castrumebianelli.it, questa volta ci linciano. Quindi speriamo che la partita si metta bene, altrimenti ci fanno neri. E poi un'altra novità, oggi sento la musica. Quindi vogliamo dare anche una svolta su questo settore, ecco, divertirsi, fare le cose con semplicità e naturalmente con professionalità ed eleganza, questo è quello che ci ha accompagnato durante questo campionato, correttezza soprattutto. Certamente, noi cerchiamo ogni partita che passa, man mano che andiamo avanti, di migliorarci, quindi di introdurre sempre delle novità anche carine. Vedo, grazie a te, anche il sito, i vari highlights e sintesi delle partite sempre molto più divertenti e articolate, per cui ti ringrazio a nome della società e dei ragazzi, perché è veramente una grandissima iniziativa la tua, e noi dalla nostra cerchiamo di dare il massimo, cerchiamo di creare un ambiente stimolante anche per chi ci segue. Appunto, ribadisco, non vorrei essere noioso, ma io punto tantissimo sulle famiglie, sui ragazzi che vengono a seguire il Castrum, anzi il mio è un appello, perché noi vogliamo che il pubblico giovane, sin da piccoli i ragazzi si abituino a questa nuova disciplina, che è un ambiente sano. L'ambiente Castrum è un ambiente sano, questo lo posso dire, da quando esiste il Castrum è stato sempre un ambiente sano e lo sarà sempre, come vedo anche i ragazzi che ci seguono, i ragazzi, gli allievi si stanno crescendo bene, hanno capito qual è il motto e quali sono le linee guida all'interno della famiglia Castrum, quindi un grazie a tutti coloro che ci sostengono. Allora, presidente, speriamo bene a questa partita, se no oggi ci fanno neri. A proposito, in settimana sarà consegnato il tapiro, come dicevo ieri a Propato Anthony, e ieri abbiamo messo nel montaggio un po' una vignetta, quindi la chiamerò per la consegna in settimana, quindi si tenga ben allenato, restando in gergo calcistico. Va benissimo, io sono sempre disponibile e aperto a qualsiasi iniziativa, per cui aspetto la chiamata. Perfetto, forza Castro! Sempre forza Castro! Allora, mega scoop. Presidente, io ho saputo un'altra cosa, ho saputo che c'è una scommessa oggi
per quanto riguarda la partita, vero? È vero, i ragazzi hanno voluto fare una scommessa dicendo che se avessero vinto la partita avrei dovuto offrire la pizza a tutta la squadra. Io onestamente non mi potevo tirare indietro, per cui se la squadra vince, quindi pizza se, per tu. Quindi se capisco bene, se la squadra vince, pizza per tutti. Per tutta la squadra. Scusa, noi 10 componenti del castrumbionelli.it possiamo venire comunque. Certamente, che Castrum, ho capito. Castrum, per la squadra Castrum si intende sia la squadra che gioca che l'altra squadra, come la definisco io, che sta dietro. Perfetto. Quindi la squadra che gioca e tutti quelli che stanno dietro e tutti i simpatizzanti. Benissimo. Allora questa sera se vinciamo si festeggerà, saremo almeno in 100 ad andare a mangiare la pizza a spese del presidente. Grazie presidente. Ho capito. andrà male. Allora mi tocca fare il tipo per lo show, non ci scherzo. No. Preferisco indebitarmi. Pagare la pizza. Vabbè, ti daremo una mano presidente. Speriamo bene, speriamo che potrò offrire la pizza allora. Bene, a dopo. Ciao. Mauro! Go!
Dai! Quattro persone attaccati! Allora ritorniamo qui col presidente. Allora presidente, è iniziata benissimo la squadra, velocissima, concentratissima, 3-0. Allora che ne dici? Beh, dico che una più rosea previsione non poteva esserci, per cui va bene così. Sono qua per mantenere la promessa fatta fuori onda, che se fino al primo tempo fosse finito con un risultato a nostro favore mi sarei presentato e ribadire il concetto che in casa comandiamo noi. È sempre Forza Castro. Sempre Forza Castro. Allora siamo qui insieme col mister Caputo, allenatore degli allievi, ed Antonio Corraro, uno dei più piccoli della squadra degli allievi. Allora mister, oggi la partita si è messa subito bene, che ne pensi? Come l'hai vista? Siamo presenti dal primo minuto sull'avversario, a differenza dell'altra volta quando abbiamo giocato con il Nova Siri. La vedo la squadra ben messa in campo e concentrata, e quindi penso che stiamo facendo bene. Siamo in vantaggio di 3 gol e io penso che al secondo tempo dobbiamo stare più attenti, perché questa è una squadra importante che sta facendo un buon campionato, però dobbiamo essere concentrati e tenere bene la partita e gestire la palla per tenerci stretto questo risultato che per noi è molto importante. Allora siamo qui con Antonio. Antonio, allora, a dimostrare che il Castrum Allievi segue la squadra della C1 e viceversa, qui oggi ci sei tu e anche altri ragazzi degli allievi. Allora speriamo magari in una convocazione l'anno prossimo? Sì, anche perché l'anno prossimo faremo una categoria maggiore e speriamo di andare meglio di quest'anno, anche perché cresceremo. Bene, bene Antonio. Allora noi continuiamo a vedere la partita, sta iniziando il secondo tempo. E in bocca al lupo per le prossime partite e buon allenamento. Sì, credo. Ciao. Thank you.
Basta divertirmi. Vabbè, fagli fare allora serie B. Sì, non sono divertissimo, è giusto. No, sì. Sto pazzito. Allora, mister, la partita è finita 4-4, grande rammarico perché fino all'ultimo secondo stavamo 4-3, questa partita si poteva vincere. Sì, sicuramente vedete all'inizio della partita, diciamo, non dico che pareggiavo il 4-4, però sicuramente era un risultato anche positivo per questi qua. Oggi devono vincere per forza per stare, insomma, lì in corsa ancora per la vittoria del campionato. Però sinceramente i ragazzi hanno dato il massimo, secondo me hanno fatto una grande prestazione, anche se purtroppo sul 4-1 forse dovevamo gestirla meglio. Comunque loro sono venuti fuori, ma era pure giusto che venissero fuori, che sono un'ottima squadra. Alla fine oggi un po' gli episodi sono stati sfavorevoli, perché abbiamo avuto più di qualche occasione per chiudere la partita e complessivamente va bene lo stesso. Sì, il rammarico c'è perché avremmo vinto contro tutti i primi in classifica, i primi della classe, però va bene lo stesso. I ragazzi mancano ormai due partite alla fine del campionato e hanno fatto davvero un grande campionato. Oggi abbiamo pareggiato con lo Shaolin in casa, come hai detto tu, stavamo vincendo 4-1 al secondo tempo contro una squadra che è stata costruita per andare in Serie B, quindi tutto sommato bisogna mantenere
il controllo, e queste squadre si sono giocate tutte per tutti, i ragazzi hanno fatto una grande prestazione. Chiaramente quando sei su 4-1 e ti fai raggiungere 4-4 qualcosa potevamo far meglio, però complessivamente sono soddisfatto. Un complimento alla squadra davvero per l'intero campionato che hanno fatto, perché non ci dimentichiamo che siamo ormai a quota 28 punti, siamo salvi da più di un mese, ha fatto delle ottime prestazioni, ce la siamo giocati con tutti, quindi davvero un'annata positiva. Questo poteva essere, però secondo me non c'è, sì, effettivamente se vincevamo era ancora proprio la ciliegina sulla torta, però anche così va bene, tutto sommato sono contenti, i ragazzi hanno dato il massimo e quindi va bene anche così. Un buon risultato. Volevo far notare che oggi è stato convocato un altro ragazzo degli allievi, è venuto Anastasia oggi. Ma esatto, ma non è la squadra, è la società del Castrum che sta seguendo questa linea, anche perché credo che non ci siano alternative, in quanto non è che possediamo il magnate di turno che abbiamo. Quindi dobbiamo cercare di mantenerci e quindi di far crescere i giovani per poter mantenere questa squadra con il più possibile con gente che sono nate a Viggianello. Per adesso ci stiamo riuscendo, non è semplice, infatti oggi, come dicevi tu, è venuto Dario, un altro ragazzo si è stato aggregato in una squadra e quindi diciamo stiamo chiudendo un'annata, secondo me, ma mi dà i fatti, lo dico, più che positiva sotto tutti i punti di vista. Quindi mister, un bellissimo applauso per questa bella partita e questo bel pareggio, e alla prossima. Sì, alla prossima. Vorrei ancora fare i complimenti allo Shaolin per il campionato che ha fatto e che sicuramente ancora è in corso per il primo posto, però voglio fare davvero i complimenti ai ragazzi e ringraziarli per tutto il campionato, diciamo, per le partite che hanno fatto e per l'anima che hanno messo in campo in tutte le partite che hanno fatto, davvero dalla prima all'ultima, davvero contento, e speriamo che questa società possa migliorare ancora. Comunque ancora mancano due partite, sì. Ricordiamo che c'è ancora la trasferta al Lago Negro. Abbiamo questo trasferto al Lago Negro e poi in casa il Venosa. Speriamo di chiudere tutto il campionato in bellezza, cercando di crescere come stiamo facendo, insomma. Sempre spirito Castrum e forza Castrum. Sempre. Grazie.